Eccoci qua, mercato Inter, Dybala, Lukaku, altri nomi. Vado da Federico, andiamo prima sull'argentino e l'attaccante belga. Sì, allora possiamo dire che su Dybala al momento non ci sono delle novità, siamo rimasti a quello che vi abbiamo raccontato già nei giorni scorsi, di un accordo praticamente raggiunto, comunque molto molto vicino tra le parti. Oggi per esempio ho parlato a Via Zanetti, gli hanno chiesto qualcosa su Dybala e lui ha risposto dicendo all'Inter si fidano molto degli argentini, quindi mi pare di capire che ormai non c'è più neanche molto filtro nel parlare di questo giocatore, che però per ora non è ancora diventato ufficialmente un nuovo acquisto dell'Inter. Però la grande novità di giornata riguarda Romelu Lukaku. Ci sono stati in questi giorni diversi incontri sia fisici con Ausilio, che è andato a Londra nel weekend, ma anche delle conference call a cui hanno presenziato Beppe Marotta, il nuovo proprietario del Chelsea, l'avvocato che cura gli affari di Lukaku. La novità di queste ultime ore è che il Chelsea ha aperto al prestito e quindi adesso si tratta sul serio. Adesso non è più un qualcosa di impossibile, fantamercato, pensare a Lukaku che un anno dopo essere stato venduto per 120 milioni torna all'Inter con una formula molto vantaggiosa a questo punto per i nerazzurri. È una realtà, è una trattativa aperta, non c'è ancora un accordo. Il Chelsea ha chiesto 15 milioni per il prestito, l'Inter ne ha offerti 5. Oggi la novità ulteriore di giornata è che il Chelsea ha fatto capire di essere disposto ad arrivare a 10. Quindi possiamo dire che c'è una forbice a questo punto di 5 milioni. Ora, io credo che l'Inter un po' dovrà alzare la sua offerta, il Chelsea magari limerà ancora qualcosa. Molto lo sta facendo Romelu Lukaku, perché lui si sta praticamente dimezzando lo stipendio, che per carità resterà uno stipendio stellare, però dai 14 milioni che percepirebbe rimanendo al Chelsea, Lukaku di fatto andrà a prenderne 7 all'Inter e insomma, in questo momento la rinuncia di Lukaku sta favorendo l'operazione, per cui Inter e Lukaku sempre più vicini a un clamoroso ritorno, clamoroso sia per le modalità con cui Lukaku era andato via l'anno scorso, ma anche e soprattutto direi per le modalità con cui sta tornando adesso. Allora, prima di dibattere su questo clamoroso ritorno, vorrei andare negli studi di Bilab, perché so che il nostro prof De Proof ha messo nero su bianco anche quanto i bookmakers stanno dicendo riguardo al futuro di Lukaku. Prof, a te. Ben ritrovati qui dal Bilab e ormai direi che siamo ai titoli di coda. Tra l'altro l'abbiamo visto completarsi quasi questo viaggio di Romelu Lukaku, perché ne abbiamo parlato ma direi 2 o 3 settimane fa e intanto andiamo a dare un'occhiata alle percentuali ed era il 15% Inter. Poi ieri sera, se non sbaglio con Maurizio, intorno al 70%, adesso è l'85%. Romelu Lukaku all'Inter, risposta affermativa, tradotto in quote 1,15, 1,20, parrebbe quasi una certezza. Che resti al Chelsea al 35, tradotto siamo quasi a quota 3, molto più remote le altre, Bayern Monaco al 10, Tottenham al 6 e altro al 6%. Come dico sempre, queste percentuali, il totale non fa 100%, ma fa di più, perché la risposta sì, affermativa, quindi si possono giocare più ipotesi contemporaneamente. Detto questo, ragazzi, dal Bilab anche per oggi è davvero tutto, ci vediamo sabato sera. Ciao. Grande prof, un abbraccio, a sabato. Oh, prestito, Dani, sta prestito, per tornare Lukaku? Prestito oneroso, buongiorno e buonasera, un grande affare, un'operazione molto intelligente, se si chiude così a me risulta che sia praticamente già chiusa, una volta si diceva manca solo la firma. È un grosso colpo, Lukaku è un grande giocatore, ecco, mi è venuto proprio mentre parlavi mi si è accesa un po' flash. La lampadina. Allora, un altro grande attaccante dell'Inter che se ne va dall'Inter e sprofonda, Icardi, Lukaku. È una cosa abbastanza strana, però è successo così. Io ogni tanto mi chiedo, ma Icardi gioca ancora a calcio o fa un altro mese? Ma ce lo ricordiamo chi era Icardi? Nel giro di 2 anni certo, è completamente sparito. Scomparso dai radar. Lukaku è andato al Chelsea, ha avuto dei problemi soprattutto con l'allenatore e anche con i tifosi. E io quando succedono queste cose, i rientri, i riscatti, eccetera, eccetera, mi faccio sempre una considerazione di questo tipo. Attenzione che le minestre riscaldate quasi sempre sono indigeribili.
Lui è un grande giocatore, se n'è andato tra le polemiche dicendo qualcosa anche di non piacevole per i tifosi, è andato là, si è trovato questo signor allenatore col Tuchel. Quale... Tuchel, sì, appunto, Tuchel, cosa vuol dire in milanese? Toccalo, no? Toccalo, Tuchel, sì, Tuchel, toccalo. Potevo in un minuto ci sarei arrivato, forse. E niente, l'Inter davanti con i signori... Dybala, Lukaku, Lautaro. Lukaku, Dybala e Lautaro è... può essere veramente una macchina... Questa poi è la domanda, è la domanda che ci poniamo, qual è, Franco. Qual è possono giocare, tutte e tre possono giocare? No, ma non tutte, è qui. Sì, sì, ma sì, uno dei tre deve star fuori. Uno dei tre sta fuori, dice c'è anche il discorso, discorso? Che, giustamente, rispetto a prima, la guida che andranno a trovare è un'altra. Dici Lukaku con Conte è una cosa, con Inzaghi da vedere. Sembra una stupidaggine, invece non lo è, perché comunque... è rinato proprio Lukaku con Conte e guarda caso è tornato a livelli bassi quando con Tuchel, è andato via. Con un altro allenatore. Non lo so sinceramente, ma questo vale anche per tutti gli altri giocatori che arriveranno all'Inter e anche lo stesso Dybala, perché c'è anche il discorso Dybala. Io voglio proprio ma vedere... Tu che conosci bene Dybala, no? Se comincia a gravitare in un discorso di turnover con Lautaro, con Lukaku, il ragazzo non rischia di non dare il meglio? Allora, secondo me Dybala partirà bene, perché quando cambi squadra, cambi aria, ci sono nuovi stimoli, hai voglia comunque di rimetterti in gioco e sicuramente una prima parte della stagione andrà bene. Poi se non sente la fiducia, se non gioca sempre, allora può ricadere nel problema che aveva alla Juventus, per cui... non è un giocatore forte caratterialmente, è un giocatore è molto fragile. È molto forte e anche, tecnicamente. E anche in questa scelta che ha fatto l'Inter l'ha dimostrato, perché da quello che noi sappiamo, parlo delle persone con cui mi rapporto, che sono molto vicine alla Juventus, questa scelta non è stata neanche decisa principalmente da lui, ma dal suo procuratore. Allora, quello che ha detto oggi Totti. Sì. Totti oggi ha detto, sì, fosse dipeso da Dybala, sì, 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 avrebbe potuto giocare nella Confermo. Roma. Non ho capito cosa intendesse, sinceramente. No, no, c'è però la Totti compagna ha detto così. È il procuratore che continuano a insistere per affinché lui vada lì. Ma lui non è così. Non so se abbiamo la formazione Inter col tridente. Se ce l'abbiamo risulta, bene, se no... No, a me risulta che Dybala ha sempre chiesto Inter. Okay. E solo Inter. E con Lukaku, Lautaro e Dybala. Uno, Inter favorita per lo scudetto. Due, questa formazione con tre giocatori... grazie alla regia fantastico, con tre giocatori che di fatto la fase difensiva non la fanno, è attuabile oppure no? L'Inter è sempre storicamente favorita per lo scudetto a prescindere dalla formazione. Detto questo, Simone Inzaghi... L'hai studiata prima. No, lo so da sempre. A luglio è sempre la squadra più forte di tempo. Ma da quanti anni però lui? Da sempre. Ah, da sempre. Adesso, a parte gli scherzi, Simone Inzaghi ha la caratteristica di amare il gioco e quindi di saper far giocare la squadra. La contemporaneità di Dybala, Lukaku e Lautaro non credo che sarà automatica, non sarà immediata, perché se tu mantieni gli esterni come stai facendo qui e due soli non centrocampisti con Barella e Brozovic, la vedo un pochettino complicata. Vedo che è scomparso il turco dai radar nella formazione. Se metti il tridente lo devi far scomparire. Sì, io non credo che perché il tridente... Perché la Barella non ci rinuncia, Brozovic nemmeno. In qualche cosa deve crescere Simone Inzaghi. Era abituato alla Lazio, dove la formazione e la rosa erano di 13-14 giocatori a essere generosi, e quindi i cambi erano centellina. Qui la rosa diventa un pochino più importante, devi gestirla diversamente. Secondo me Dybala, Lukaku, Lautaro, tutti e tre insieme non giocheranno così spesso. Posso aprire una parente? Arrivo, come Dani, diceva Totò? Cosa? Posso aprire una parente come diceva Totò? Se è volante sì. No, è volantissimo. Non ci credo. No, è volantissimo. Smentiscimi. Scusami Luca, ma cosa dicevi prima di... Non è volante, Dani. Già volante è un secondo. Già presa da lontano. Sotto l'ombrellone sì, sempre favorito. Io riconosco... quando uno è forte sulla carta. No, di Inzaghi, nello specifico che di Inzaghi. Uno che ha un'idea di gioco. Ha un'idea di gioco, sì, l'ho visto in Bologna-Inter, l'ho visto in Milan. Ma non c'è un'idea di gioco. Questa formazione qua è attuabile, secondo te? Secondo me sì. Perché dipende tanto, allora io non so se vorrà giocare così, però dipende tanto dalla fase di non possesso, perché noi abbiamo visto con Conte che Lukaku, ad esempio, più di Lautaro, quando giocava con Conte, in fase di non possesso giocava in mezzo al campo, correva dietro tutti. Allora non è semplice, perché comunque Darmian è un giocatore che in fase difensiva ti può dare una grossa mano.
Barella e Brozovic, come è stato detto, sono gli unici due centrocampisti, perché Gosens io lo vedo bene sull'esterno. Barella però lo perdi un po', cioè sì, da mezzala può inserirsi così, sì, ha no, più compiti così, difensivi. Così diventa un problema, deve pensare molto di più alla copertura, perché esatto, comunque i tre davanti sono tre attaccanti. Ripeto, secondo me se giochi così, però la domanda è, Correa, Dzeko. Per ora Sanchez mandrà via. Andrà via, però in questo momento è ancora lì un giocatore che prende 7 milioni, se non sbaglio. Allora, io non lo so, facciamo discorso, facciamo finta che è questa. Io così credo che può giocare solo esclusivamente nel momento in cui sei in fase di non possesso, almeno uno dei tre deve mettersi in mezzo a campo. Deve farsi il mazzo. Chi è che non costruisce tale nessuno? Chi è che imposta il gioco? Beh, c'è Dybala. I piedi buoni ce li hai. Però, no? Scusa, sì, non ha detto una cosa semplice. Per esempio, Luca ha parlato di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è stato importante. E Mkhitaryan, che dovrebbe arrivare all'Inter, non è ancora ufficiale, ma... È quello che voglio dire. Allora, noi adesso stiamo facendo un discorso su questi, poi noi sappiamo che Lukaku non è ancora preso, anche se qualcuno ha delle notizie che è già stato preso. Dybala è in trattativa, ma non è stato preso. Mkhitaryan è in trattativa da un po' e non è stato preso. Noi sappiamo che il mercato, comunque l'Inter, non va solo su Dybala. Certo. Va su Dybala, sente cosa vuole, va su Mkhitaryan, sente cosa vuole, ma poi alla fine decidono, perché non possono prenderli tutti. Certo. No? Io credo che alla fine la società non può andare su un giocatore. Grazie singolo. Alla regia, questa invece è una Juve, è un Inter più quadrata, l'Inter dell'anno scorso, il 3-5-2 di base. Qua e qualora non arrivasse Lukaku, ancora Dumfries a presidiare la fascia, Lautaro Dybala davanti. Questa è più forte, secondo me. Sai che paradossalmente, cioè, sicuramente è più equilibrata. Mm. Questo è in dubbio, sì, no? Sì. Franco, tra poco torno da te. Torno da te perché voglio capire Dybala in una logica di turnover, mi ripeto, se può essere il vero grande Dybala, quello che tanti anni fa abbiamo visto. Due minuti. Allora Franco, che idea ti sei fatto di quest'Inter che là davanti avrebbe un potenziale offensivo davvero importantissimo? Io mi sono fatto questa idea che se tornasse, io ancora ci credo poco, a Lukaku. Soprattutto non credo a ste cifre, una società che ha pagato 120 o 115 si accontenta di 6, di 10, boh, non lo so, vabbè, ammesso che invece va tutto, torna Lukaku, complica la vita a Dybala e a Inzaghi. E a Lautaro. Inzaghi perché è abituato a fare un certo gioco, Lukaku è sostanzialmente un grande contropiedista, cioè palla Lukaku, ve lo ricordate, era un semplificatore, l'Inter non aveva schemi, basta dalla palla Lukaku e 7 volte su 10 era gol. E quindi Inzaghi sarà costretto, ammesso che voglia partire con Lukaku, e già lì mi devi spiegare Lautaro perché. Io credo che Inzaghi abbia una grandissima stima di Lautaro e che lo preferisca dentro di sé a Lukaku. Comunque, Inzaghi con Lukaku deve cambiare gioco, tutti e tre non giocheranno mai e credo che uno dovrà stare in panchina, e se effettivamente capitasse questa situazione è il peggior clima respirabile per Dybala. Mm. Punto esclamativo, volete aggiungere prima qualcosa? Sì, sì, perché al di là del fatto che la convivenza è complicata di tre giocatori di quelle caratteristiche, Dybala ci ha abituati da anni a dire o lui gioca con un centravanti, fa la seconda punta dietro Dybala e Guain, se no il 10 non è Dybala, con dietro due punte non lo ha mai fatto, non lo ha mai fatto giocare nessuno. E devi cambiare tutto lo scacchiere che Simone Inzaghi ha costruito quest'anno, perché è un conto è fare 3-5-2 come lo faceva la Lazio, con un giocatore intelligente come Luis Alberto, con un incursore come Milinkovic, ha giocato Biglia in quella Lazio. Come no, Lucas Leiva. E la Lazio faceva le finali di Coppa, vinceva le Coppa Italia, la faceva la Super Serie, che c'era la riserva. Qui devi toccare un meccanismo che sta funzionando, che è costruito sullo schema di Conte, con un'idea completamente diversa di muoversi. Però oddio, cioè, è chiaro, signori, che avere Dybala, Lautaro e Lukaku è meglio che non averli. Caro signor Inzaghi, la società ha deciso di
di riprendersi Lukaku, di acquistare Dybala e di tenersi pure il signor Lautaro. Sì, certo. Lei è un allenatore che si ranza 7-8 milioni all'anno. No, dopo Mancini, pensano, no, perché dopo Mancini pensano, c'è Inzaghi. No, no, c'ha questa etichetta di bravo allenatore, l'unico al mondo che contesta questa etichetta è il sottoscritto. E allora devi far funzionare. Se lei è così bravo, mi fa funzionare. Ci faccia godere con questi tre. Tre attaccanti di quella qualità lì. Questi due, Lukaku e Dybala, cioè non è che non lo sa Inzaghi che arrivano, perché certo che lo sa. È una programmazione che sta facendo la società con l'allenatore. Allora, se arriva Lukaku, arriva Dybala. Noi da qua chiaramente stiamo commentando il discorso, c'è Çalhanoğlu, c'è Correa, c'è Dzeko, anche se ha una certa età, anche se ha fatto due gol con la sua nazionale. C'è anche Caicedo. Alla fine, no, Caicedo no, ha finito il prestito. Alla fine, no, alla fine io fino, dico, fine non è vabbè. Che stiamo parlando, scusa, allora non è che sta parlando di un allenatore che è in vacanza e non sa niente. Cioè l'allenatore, se vanno veramente su questi due giocatori, io sono d'accordo con Luca, io preferisco averli che non averli questi giocatori. È chiaro che poi dopo è la responsabilità dell'allenatore, ma l'allenatore sa già cosa gli può capitare, perché lui sa, il mercato sa quello che può arrivare e quello che non può arrivare. Marco fa l'opposto, tu hai detto che l'Inter è andata anche su Mkhitaryan. Allora, va su determinati giocatori, non li prendono tutti, però se non arrivano sulla prima scelta va sulla seconda. Però io ripeto quello che è stato detto, io sono d'accordo, meglio avere i buoni giocatori che non averli. Che non averli. Tra poco vado da Fede perché c'è un acquisto davvero meno altisonante, però un passettino dall'Inter, tra poco vi dico chi è. Considerando la schermata che è andata in onda e tutto quello che stiamo dicendo della campagna acquisti dell'Inter, possiamo dire senza problemi e senza ombra di dubbio che se non vincono lo scudetto con una squadra così... Rispetto alle altre, attenzione, non è che voglio dire che hanno una squadra stratosferica. Tu dici con Dybala, Lukaku e Lautaro tu devi vincere lo scudetto. Devi arrivare all'obiettivo massimo, perché altrimenti si parla di fallimento. Cioè, se volevo segnalarti che sono le 23:10 non abbiamo ancora parlato della Juventus. Non ho capito quello che ha detto Valerio adesso. Dice con Lukaku, Lautaro e Dybala devi vincere lo scudetto. Sei favorito per vincere lo scudetto. Dove c'è scritto? No, non c'è scritto da nessuna parte. Non c'è scritto per allora, però è chiaro, rispetto alle altre ma squadre, scusa, Valerio, al parco giocatori. Valerio, tu le altre squadre, intanto, prima parlavamo del Milan, che è una signora squadra, secondo me. E presi singolarmente, però inferiore. Allora io sto senza, dicendo. Lo so che Luca, se dico che è inferiore. Scusa, poi scusa, si arrabbia. Scusa, la Juventus l'anno scorso. Infatti dicono. Valerio, dimmi. Scusa, ti sto rispondendo. Vai, vai. La Juventus l'anno scorso ai blocchi di partenza era la favorita o no? L'hanno spacciata per favorita. No, aspetta. Ti dico non questo. Che l'hanno spacciata. È stato detto che la Juve. E poi alla fine è entrata in Europa proprio. Allora, detto questo, altri, non però, è che se l'Inter Giacomo, compra questi giocatori c'è scritto che deve vincere. Ma l'Inter un valore è costruita per puntare. No, ma scusa, fammi dire qualcosa, io ti faccio capire cosa voglio dire. L'Inter, come il Milan, come la Juventus, come le altre squadre, si stanno costruendo per puntare all'obiettivo, che è lo scudetto, che è la Champions, quello che è. Sì. O tutte e due. Sì. Ma non è che obbliga, nessuno è obbligato, perché altrimenti ti dico... Paris Saint-Germain, Manchester City dovrebbero vincere tutto da anni. Ha ragione Fede, Giacomo, devo scappare. Valerio, ragazzo poco serio. Bertone? Bertone è il nostro Cicerone. Ma scusa, caro Cicerone Bertone. Paolo, parliamo di Juventus, no, ma là davanti. Adesso parliamo di Juve. Prima però chiudiamo sull'Inter, curioso. Fede, c'è un giocatore a un passo dal vestire nerazzurro l'anno prossimo. Sì, io direi che possiamo veramente già sbilanciarci e dire che Aslani di fatto è un giocatore dell'Inter. L'accordo è totale con l'Empoli, sarà un'operazione complessiva da 14 milioni, sarà però un prestito con obbligo di riscatto, quindi 4 subito e 10 l'anno prossimo. Nell'operazione entrerà anche Satriano, che andrà all'Empoli in prestito. L'Empoli mira a ripetere l'operazione fatta con Pinamonti, quindi valorizzare il giocatore e poi insomma valutare
tra un anno che cosa fare. Questa è una scheda di Cristian Aslani, 20 anni, 22 presenze e un gol in questa stagione con l'Empoli. Possiamo dire che a livello tecnico è un regista, è abile nell'impostazione, anche perché ha iniziato la sua carriera nelle giovanili da trequartista, quindi i piedi sono sicuramente molto buoni. Nazionale albanese, cresciuto poi nel settore giovanile dell'Empoli fino a questa stagione in cui è stato un titolare della squadra di Andrea Zoli. Quindi Cristian Aslani di fatto è un nuovo giocatore dell'Inter. È di Brozovic. Giocatore molto interessante. Comunque sì, interessante. Giocatore sicuramente interessante. E se non sbaglio, l'unico gol che stava raccontando Federico l'ha fatto proprio all'Inter. Inter-Empoli, poi finita 4-2 con l'Empoli in vantaggio. Ci fermiamo. Due minuti, torniamo con la Juve con delle novità di mercato. Grande, parliamo di Juve. Grande. È anche un caso che pare aver indispettito un pochino la dirigenza. A tra poco.